Passato alla storia come grande generale dell'esercito americano e successivamente 34esimo presidente degli Stati Uniti, Eisenhower è noto anche per essere stata una persona estremamente produttiva, molto molto produttiva. La sua famosa strategia per essere più produttivi prende il nome di Eisenhower Box, la scatola di Eisenhower, ed è uno strumento pratico per decidere in fretta a che cosa dedicare il tuo tempo al lavoro, qualcosa che puoi usare sin da subito. Tutto quello che devi fare è suddividere le cose che devi fare in base a quattro grandi categorie. Prima categoria, urgente e importante. Queste sono le classiche cose che farai subito. Seconda categoria, importante ma non urgente. Queste sono le cose che puoi fare più tardi, mettile in calendario. Terza categoria, urgente ma non importante. Queste sono le classiche cose che sai di poter affidare a qualcuno di più adatto, delegare. Quarta categoria, né urgente né importante. E queste sono le cose che puoi eliminare subito. Ora, puoi utilizzare questa sorta di matrix per organizzare il tuo lavoro nel lungo termine, ad esempio nel corso di un'intera settimana, o nel breve brevissimo termine, ad esempio nel corso della giornata che stai vivendo in questo momento. Questo è un esempio della mia scatola di Eisenhower di oggi. Ora, due categorie che spesso vengono confuse sono la categoria chiamata urgente e la categoria importante. Eisenhower diceva: quello che è importante è raramente anche urgente e quello che è urgente è raramente anche importante. Il che ha perfettamente senso se pensiamo che le cose urgenti sono di solito le cose che ci portano a reagire d'istinto, senza nemmeno pensare. Classici esempi: email, chiamate, WhatsApp, notifiche Facebook, eccetera. Le cose importanti, d'altro canto, sono quelle che rientrano nel nostro piano strategico più ampio. Le cose che di solito richiedono più di una reazione immediata. Ora, sono due le ragioni per cui amo da morire la scatola di Eisenhower. La prima è che è semplice, il che mi consente di usarla con costanza, in più situazioni, senza farmi venire il mal di testa. La seconda è che mi tiene in riga e mi aiuta a fare almeno una cosa importante ogni giorno. Non ci sarà quasi mai più un giorno perso quando comincio ad utilizzare la scatola di Eisenhower. Perso intendo dire a rincorrere le piccole cose senza importanza, il che almeno per me è una cosa non da poco, considerato il numero di ore in cui più spesso di quanto vorrei, do la priorità a cose che mi arrivano da fuori e mi ritrovo stanca morta la sera ad occuparmi di quello che doveva essere la cosa più importante da fare quel giorno, per poi finire con il farla male o non farla proprio. Puoi scaricare la tua scatola di Eisenhower al link che vedi qui sotto il video. Ma prima la parte più bella di ogni Ceci Weekly. Qual è la singola cosa più importante che farai oggi? Ricordala, scrivila qui sotto e poi aggiungila nella tua scatola quando l'avrai stampata. È tutto per oggi, passo e chiudo. Non sei ancora parte della Svolta School? Che cosa aspetti? Visita lasvoltaschool.com e unisciti alla prima scuola in Italia per la tua crescita personale. Ti è piaciuto questo video? Allora non dimenticare di iscriverti al canale e di condividerlo con tutti i tuoi amici. E se sei alla ricerca di ulteriori risorse per migliorare la tua vita, non aspettare un secondo di più e vieni a trovarmi su ceciliasardeo.it per accedere ad ulteriori strumenti pratici che condivido solo via mail. Fino al prossimo episodio, un grandissimo abbraccio di luce. Muah.